Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi rispondiamo a una domanda che è: perché quando mangio ingrasso subito? Domanda che è stata fatta in più versioni, in maniera differente, sempre su Instagram. Se non mi seguite, seguitemi, diamine, che state aspettando? Comunque, domanda che è stata fatta in diverse maniere. Mangio e ingrasso subito, sto in una fase di cut, appena mangio un pochetto di più, boom, sono ingrassato o ingrassata subito. Sto in una fase di bulk, quindi inizio a fare il bulk, però alzo un pochetto le calorie e subito ingrasso. Molte persone dicono: io se supero i 200 grammi di carbo, se supero i 150, se supero i 250, non lo so, e io non li tollero, inizio a prendere massa grassa eccetera eccetera. Quindi perché questo avviene? Perché molte persone hanno l'impressione, perché in alcuni casi è un'impressione, comunque hanno l'impressione che quando mangiano ingrassano subito, cioè è super facile ingrassare, e cerchiamo di vederlo in diversi punti. Ho buttato giù un po' di idee perché dipende dal caso specifico, però ci sono delle idee che bene o male li raccolgono tutti quanti. Allora, il primo punto è che diamine non vi allenate bene. Io non riesco a stressarla abbastanza questa cosa. L'allenamento è la chiave. Quando ci si allena bene, e allenarsi bene vuol dire tutto e non vuol dire nulla, me ne rendo conto, però ci sono tanti video sull'allenamento in questo canale. Generalmente vuol dire creare tanta intensità, spingere tanto in sala, volume più o meno alto in base a quello che recuperate e alla vostra fase specifica, però generalmente portare il corpo al limite. Quando ci si allena bene, con costanza, è comunque difficile ingrassare. Ingrasseremo rispetto a una fase di cut? Sì, però è difficile superare livelli di IBF che siano fisiologici per il vostro corpo, per l'uomo in generale. Ci si può riuscire, ma dovreste impegnarvi veramente tanto, e sicuramente non sono quei superare i 2,50 di carbo o appena mangio ingrasso che lo portano. Cioè dovrebbe essere... Ok, sai Ludo, quando arrivo a 6-7.000 calorie inizio a vedermi un po' ciotto. E ci può stare come discorso, però non sicuramente appena inizio a mangiare ingrasso. Quindi la prima cosa, nella stragrande maggioranza dei casi, anche se avete la percezione che vi allenate bene perché fate tutto quanto secondo le regole, tra virgolette, le regole che vi hanno dato sono assolutamente sbagliate, perché non funzionano. E non è perché l'allenamento deve essere fatto per non ingrassare, ma semplicemente perché se vi allenate bene, il monte calorico che è richiesto per allenarsi, per recuperare, per avere un certo drive di effort eccetera eccetera, è veramente molto molto alto. Quindi è difficile ingrassare. Di nuovo, rispetto a una situazione in cui siete squartati, una situazione di cut, ingrasserete, però è difficile ingrassare veramente veramente tanto. Ok, quindi ciò detto, l'allenamento. Secondo punto, la sensibilità insulinica. La sensibilità insulinica è la chiave del successo o meno di un periodo di off season, in generale un periodo di bulk. Sostanzialmente, che cos'è la sensibilità insulinica? La sensibilità del tessuto, in particolare quello muscolare che ci interessa a noi, da un punto di vista recettoriale, quindi, all'azione dell'insulina. Ossia, l'insulina arriva, immaginate che arriva come se fosse una cascata, non lo so, di acqua, i recettori si attivano più o meno all'azione dell'insulina. Se tendiamo a perdere sensibilità insulinica, vuol dire che i nostri recettori non si attivano bene, il pancreas deve buttare via ancora più insulina, generalmente l'azione viene super rallentata e questo glucosio che rimane in circolo è molto più facile che venga convertito, oltre a creare danni in giro, che sicuramente creano processi infiammatori eccetera, viene molto più facilmente convertito in glucosio, quindi c'è meno efficienza nel muscolo nel prendere e captare il glucosio di cui ha bisogno. Ok, quindi la sensibilità insulinica è un punto molto importante e abbiamo dedicato dei video alla sensibilità insulinica. L'efficienza mitocondriale. A livello mitocondriale, i mitocondri sono le cellule energetiche del nostro corpo che vanno a produrre energia, tra le altre funzioni, una funzione di produzione di tantissime cose, però fondamentalmente producono energia a partire dal piruvato, che viene fatto attraverso il glucosio, e a partire dal piruvato, che è l'ultimo tassello della glicolisi, quindi il tassello finale della glicolisi, che viene convertito in acetilcoenzima A, e gli acidi grassi che di nuovo vengono convertiti in acetilcoenzima A, e viene inserito l'acetilcoenzima A nel ciclo di Krebs, quindi è la funzione di produzione di energia, a partire quindi dai substrati energetici, che sono fondamentalmente carboidrati o grassi, in minima parte le proteine quando gli amminoacidi vengono, viene tolto il gruppo amminico e vengono utilizzati e convertiti in glucosio, però fondamentalmente sempre di glucosio e acidi grassi stiamo parlando. Quindi sostanzialmente i mitocondri hanno questa funzione. Un buon profilo mitocondriale a livello del nostro corpo in generale, che viene anche qua incentivato dall'allenamento, che è la chiave principale, e in particolare certe tipologie di allenamenti, andate a vedere il recupero attivo che sto facendo, ci sono dei video anche su Ryonation in cui vado a far vedere proprio l'allenamento nel concreto, permette di avere una maggiore efficienza, quindi nell'utilizzare, nel gestire bene i substrati, ma soprattutto i mitocondri hanno anche una funzione molto importante, ossia quella di
creare calore. Ora, questo è un punto molto importante e arriviamo al quarto punto. Dovrebbe essere il quarto, mi sto perdendo con i numeri. Quello del metabolismo. Ora, allenamento che ci alleniamo bene, una buona sensibilità insulinica, un buon profilo mitocondriale, sono tutti punti che convergono tra, oltre anche altre cose ovviamente, su un buon metabolismo. Un metabolismo veloce, un metabolismo rapido, quindi processi anabolici e catabolici che hanno un susseguirsi molto più veloce rispetto a una persona che ce l'ha più lento, fondamentalmente. Ho dedicato un video al metabolismo e in realtà il metabolismo rapido, il buon metabolismo, da un punto di vista evoluzionistico, è un pessimo metabolismo. Perché? Che cosa vuol dire? Che proprio per questa super efficienza anche a livello mitocondriale ci sarà una maggior dispersione di calore. Ossia, io ho bisogno di più calorie per fare le stesse azioni, vuol dire che più di queste calorie che io mangio vengono convertite in calore. E quindi questo è collegato anche a quello che vi dicevo, cioè un ottimo profilo mitocondriale. Difatti non siamo macchine perfette, non è che inseriamo tot calorie e produciamo un lavoro con la massima efficienza del 100%, no. Noi disperdiamo calore, quindi parte di questa energia viene convertita in calore, esce dal nostro corpo in calore. E le persone che hanno un metabolismo più veloce sono quelle che buttano fuori più calore, quindi tipicamente hanno bisogno di mangiare di più e tipicamente ingrassano di meno. Ora, lungi da me far passare il concetto che dobbiamo ricercare sempre la connessione astrale per poter mangiare come matti e non ingrassare, non è questo il punto del video. Sto soltanto dicendo che facendo le cose per bene arriveremo a un certo punto in cui ingrasseremo e non possiamo mangiare come cavolo ci pare, però è difficile arrivare a dire appena mangio ingrasso, ok? Quindi io sto rispondendo a chi dice appena mangio ingrasso. Quindi, detto questo, metabolismo che deve essere un metabolismo non super mega rapido, perché voglio essere figo a mangiare quello che voglio ma non ingrassare, ma deve essere un metabolismo tendenzialmente attivo, un metabolismo veloce. Quinto punto collegato e che molti tralasciano sono le scorte muscolari. Ora, parte dei nutrienti che noi mangiamo vengono utilizzati per produrre energia, parte dei nutrienti vengono utilizzati, appunto evaporati in calore sostanzialmente, ma parte vengono utilizzati per andare a ripristinare le scorte muscolari. Le scorte muscolari nello specifico perché sono quelle più capienti e quelle che possiamo verosimilmente ingrandire in qualche modo andandoci ad allenare e creando ipertrofia. Quindi sostanzialmente più muscoli abbiamo, più scorte muscolari abbiamo, ma non solo in realtà. Più il muscolo allenato ha svuotarsi, quindi allenarsi bene, svuotarsi per bene, sfibrarsi per bene e riempirsi di carboidrati, cioè più fa questo gioco di svuotarsi e riempirsi, più riesce a sovracompensare. Sovracompensare vuol dire andare a riempire in maniera sovramassimale le proprie scorte, quindi più del 100% per dire, ma al 110, 120 eccetera, utilizzando che il 100% sia l'omeostasi, ok? Ovviamente non la percentuale massima, non succede niente di magico nel muscolo, però semplicemente si adatta per prenderne di più. Quindi le scorte muscolari, sia allenandoci bene, sia avendo una fase di bulk attiva e abituandoci in qualche modo a stare alti e salire di carboidrati, soprattutto, è veramente importante. Ora, sesto ed ultimo punto è quando il mangio ingrasso subito è fittizio, ossia quando noi aumentiamo le calorie c'è per forza di cose una componente che va subito a intervenire, che è quella della variazione dei fluidi. Fluidi nei diversi compartimenti, acqua veramente nei diversi compartimenti, il plasmatico non viene di per sé tanto compromesso, però soprattutto intra ed extracellulare. Tra il compartimento intra ed extracellulare c'è sempre un'omeostasi che si cerca di creare, quindi più la cellula è piena a livello intracellulare di acqua, quindi più anabolica, e questo è quello che succede quando ci mettiamo più carboidrati, perché vengono convertiti in ultimo in glicogeno muscolare andando a prendersi dell'acqua. Ok? Quindi che cosa succede? Che più acqua c'è all'interno del muscolo, più di contro ce n'è anche a livello extracellulare, per mantenere un balance, un equilibrio, un'omeostasi tra i due comportamenti, i compartimenti. Quindi sostanzialmente il punto del discorso è che è normale che io, se sto in una fase di cutto, se ho paura di mangiare, sto mangiando veramente pochi carboidrati in questo caso specifico, e lì per lì aumento, vedo da subito che mi appanno un pochetto, e molte persone entrano in panico da sto ingrassando, non mi voglio vedere appannato, non mi voglio vedere che sto perdendo la definizione, che magari le gambe sono un po' più gonfie per le ragazze, eccetera eccetera. Però questi sono anche comportamenti del nostro corpo, reazioni del nostro corpo normali. È un corpo che è in fisiologia, è un corpo che è più sano. Zambelli, l'insegnante della ISSA, diceva: nello sport non esiste la tartaruga, ragazzi. Cioè, se vedi gli sciatori, se vedi lo sport agonistico delle Olimpiadi, eccetera, se vai a vedere
se vogliamo, crossfitter, in parte c'è, però gli strongman eccetera, non è che la tartaruga è tanto una cosa richiesta. C'è chi geneticamente ha un compartimento addominale più evidente, chi meno, però di base non è così. Un corpo sano, un corpo in fisiologia, è un corpo che si vede è prestante, ma non è squartato e super super tirato. E molti hanno questo margine di paragone, cioè passano dal super squartato a un po' più appannato, no, sto ingrassando, non va bene. E invece è semplicemente un po' di acqua che si prende o un filo di grasso che cerca di tornare a livelli fisiologici. Questo dobbiamo lasciarglielo fare, perché dobbiamo essere e vivere a livelli fisiologici di grassi, di grasso corporeo, di BF, di body fat, per poter essere più efficienti possibili in quello che facciamo, per poter essere più performanti possibili. E questo è assolutamente fondamentale. Ragazzi, questo è tutto per questo video, ma fatemi sapere anche la vostra, ovviamente, e qualsiasi domanda qua sotto sarò ben lieto di rispondere. Noi ci vediamo al prossimo video.